quasi tutte, le opere possono essere collocate e allestite in modo completamente diverso, raccontando una storia completamente diversa a seconda delle pareti delle case e dei luoghi che vanno a vivere. Ecco che quindi queste che sono le espansioni di carta sono un po' i giochi che facevamo da bambini. Non ricordate? Che toglievamo i pezzetti di carta per poi rimetterli e poi giocare ancora? Ma se io sposto questi pezzetti di carta, l'opera cambia completamente, diventa altro da sé, diventa una storia diversa, una storia nuova, un'altra narrazione. Ecco cosa sono le espansioni. Ognuna di queste scelte, ognuna di quelle che se le facessimo su una tovaglia di carta sarebbero macchie, in realtà queste sono scelte, sono aiuti che ci dà l'autore per segnare un punto di vista. E basta fare così. Eccole qua. Una, un'altra, 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 un'altra. Immaginatene quante ne volete. E a seconda di dove metteremo queste fuoriuscite, queste espansioni, che vengono tra l'altro, come vedete, evidenziate bene dalla colatura d'olio, il tutto cambierà. Sono proprio grandi queste due donne di Antonio. Sono forse le più grandi che ho mai visto. Però non è che questa che ho in mano abbia un'energia differente da loro. Sono le sorelle grandi, sembrano un po' i viaggi di Gulliver. Guardai di nuovo un certo quadro senza cornice che era appoggiato a terra sotto la finestra. Pareva sporco, non finito. Da quando ero arrivata mi chiedevo cosa fosse. Non volevo farmi accorgere, ma quel pasticcio di colori viola e neastro mi incantava. Non volevo guardarlo, ma ci tornavo sempre. E guardate che meraviglia questi iris che sembrano veramente queste pagine degli erbari dell'Ottocento, stappate via in me dagli antiquari in modo allucinante. Ma guardate che meraviglia, che sinuosità e soprattutto che precisione nel tratto. Come le donne danzanti, anche questi gigli non hanno bisogno di essere supportati. Utilizziamo questa che è una delle ultime opere dell'artista per cercare di, sintetizzare i tratti fondamentali della sua poetica, della sua pittura. L'eleganza formale che deriva, come vedete, soprattutto dalla scelta di tratti precisi, mai casuali, segnati col colore. Però l'arte è gioco. E fin da quando era molto più giovane, Antonio ha sempre avuto questa vena ludica, che qui potete vedere in questi meravigliosi piatti banana, con queste, vedete, espansioni. Sono sempre l'idea e sempre del far uscire. Quindi queste banane escono dal piatto, si materializzano, vogliono fuggire. Quelle che riescono a fuggire, come vedete, le vediamo correre lungo il muro e chissà dove andranno. C'è questa dimensione ludica, che se non ci fosse nell'opera d'arte, non ci sarebbe il gusto, io credo, per l'artista di creare. Perché alla fine, insomma, l'arte è gioco e soprattutto sapersi prendere in giro, saper ironizzare.